Salve a tutti, oggi farò un nuovo video recensione, quindi tratterà di questo che è il mio MP5 della Cima. Ho vari fucili e questo è stato il mio primo fucile con cui ho giocato le mie prime partite a Softire. Allora, come ho già detto, è un MP5 della Cima, tutto in plastica tranne l'attacca di mira anteriore, l'attacco per la cinghia qui, i vari perni, le varie viti, lo spegnifiamma che non è l'originale, attacco della cinghia posteriore, selettore e grilletto. Mentre tutto il resto è in ABS rinforzata. È un fucile molto vecchio, ha 2 anni e mezzo. 2 anni e mezzo, sì. Però non ha mai avuto niente. Nel senso che come meccanica è tutta in metallo e non ho mai toccato niente. Ma si è rotto solo il secondo giorno che l'ho comprato, andando tutti gli anni a San Marino per il Rally Legend, di solito vado al Safara, dove, come saprete, c'è anche Softair Cina, perché sono 2 negozi nello stesso edificio, nel senso, è sempre lo stesso, però su 2 piani, è la parte di sopra, nel senso, il secondo piano dove c'è le cose low cost, i vari accessori low cost, mentre di sotto al primo piano ci sono le cose un po' più da intenditori, un po' più costose, diciamo. Quindi preso da Softair Cina, si è rotto solo il secondo giorno, infatti ci sono rimasto abbastanza di merda, però si era rotto il grilletto, un pezzo dentro del grilletto. L'ho rispedito indietro, me l'hanno riparato e dopo non si è mai più rotto. A parte certe cose. Perché? È sempre andato benissimo questo fucile. Per 2 anni e quasi un mezzo e non si è mai rotto niente, a parte, come ho già detto, il grilletto. L'ho prestato per una domenica dei miei amici che andavano a giocare. Io non ci sono potuto andare, non mi ricordo il motivo. E me l'hanno completamente sfasciato. Hanno perso l'attacca di mira posteriore, non so come hanno fatto. E mi hanno rotto quella anteriore, nel senso che questo pezzo si sfilava. Io ho provveduto a riattaccarlo con dell'attack, ma comunque è solido, ma non cambia niente, però vabbè. Cose che ho rotto io, abbastanza fragili. La leva dello sgancio del caricatore, che è questa, dovrebbe essere qua, quindi tipo serie AK-47, schiaccia e tiri, e la leva d'armamento, che dovrebbe essere qua, tiri, vabbè, comunque funziona lo stesso. In assenza dell'attacca di mira, ho provveduto a mettere una Red Dot Pro Pointer, questo qua. È il classico Red Hot che vendono in quasi tutti i siti, penso. Acquistato su Antica Porta del Titano, a un prezzo di 10 euro. Comunque funziona bene, nel senso, si adatta, sembra quasi fatto apposta, si adatta all'MP5 senza, alla serie MP5 senza avere bisogno di una slitta. Quindi ha un attacco per slit Weaver standard a 20 mm e ne ha uno per slit appena un po' più largo, tipo andrebbe bene su quelle del Catch PDV e della D-Voice che sono più larghe. Questo ci potrebbe andare. Quindi adesso le batterie sono un po' scariche perché me lo sono scordato per praticamente una settimana acceso. Comunque vi faccio vedere, non ha l'intensità, comunque è regolabile tramite questa vitina e questa, ma comunque poi farò la video recensione.
Non so se si vede, aspettate. Questo qua è il puntino rosso. E questo qua è il puntino verde. Non so se si vede. Comunque, fidatevi. Alla luce non si vedono un granché, ma comunque si riesce benissimo a mirare. Con il completamento regolabile, molto bellino per il suo prezzo, anche se l'estetica non è niente di che. La batteria, essendo il modello con il calcio fisso, non alloggia nel paramano ma appunto nel calcio. Portando in basso il strappo si sfila e ci sono i cavetti della batteria, uno spazio molto molto grande. In dotazione viene data una batteria, mi sembra 1200 mAh per 8.4, la serie large. Poi viene dato l'asta pulisci canna, il baby loader, lo spegnifiamma viene dato solo quello rosso in plastica che io ho provveduto a togliere, l'ho sbattuto completamente via, ho lasciato così. E poi una cosa bella che non viene dato un caricatore ma bensì due. Quindi viene dato uno Epic Fail, benissimo, partiamo subito bene. Comunque, viene dato uno in metallo da 30 colpi monofiliare e rende sinceramente molto più realistica l'ASG. Funziona benissimo, carica i pallini benissimo. Comunque, bisognerebbe prenderne una ventina per raggiungere la serie sufficiente di colpi per una partita soft try. E in più viene dato questo, anche questo full metal. È un caricatore da 240 colpi, sono due piccolini accoppiati, non, questo non c'entra niente, i pallini si inseriscono in questo apposito foro, oppure spostando indietro le finte pallottole si possono mettere anche lì. Questo con la rotella invece. Quindi. Mettiamo questo che è più figo. Caricatore, questo si aggancia molto bene, anche quello. Però prendendone una parte, io ho preso questo, che è un caricatore, ho fatto una cavolata perché ho guardato il prezzo e basta, e è sui 12 euro mi sembra, tutto in plastica tranne la placca di ferro che tiene due caricatori insieme in pratica. Questa qua, volendo, se vi stufate di questo, che serve a poco, questa placca di metallo, perché sono due pezzi di plastica praticamente incollati insieme, la potete sfilare e accoppiare due caricatori di questi in metallo. Comunque, come ho già detto, caricatore in plastica, nero opaco, si rigano abbastanza facilmente, la vernice viene via abbastanza facilmente, comunque. La trovo una cosa positiva, così il caricatore sembra usurato. Comunque, la capienza di 560 colpi è una buona capienza e basterebbero due di questi per essere a posto, diciamo. Non è neanche tanto ingombrante. Quindi, torniamo al fucile. Fucile, come già detto, esterno in plastica, tranne le varie cose che ho già detto. Sgancio del caricatore, avendo rotto la levetta. È possibile, schiacciando questo pulsantino di qua, sganciare il caricatore. Io lo faccio un secondo che ci sono i pallini del caricatore. Quindi, come avete visto, si sgancia il caricatore. Inseriamo quello a 560 colpi. Quindi, schiacciando il tastino, viene via il caricatore. Come vedete non si aggancia tanto bene questo qua, ci dovete dare un colpetto, ma comunque non è niente di che. Il fucile ha, come quasi tutti i selettori, come quasi tutti i fucili, il selettore ambidestro, quindi destra e sinistra, quindi raffica con
colpo singolo e sicura, scatta abbastanza bene tranne il colpo singolo, che dovete accertarvi che fa il click, se no proprio non spara. Attacchi per la cinghia sarebbero questo e uno qua davanti, che anche questo me l'hanno rotto i miei amici, mi sono scordato. Come ovviamente tutti i fucili è presente l'op-up, che non so se si vede, sicuramente no, spunta una levetta dal paramano che si sposta in avanti o indietro, quindi non ha posizione intermedia, cioè ha o normale, alto o basso. Il paramano si sfila togliendo questo perno. Che si vede il paramano, ma non serve praticamente a niente. Scusate un secondo. Ok, quindi il fucile, come ho già detto, è da 2 anni e mezzo che spara, non ha mai smesso, spara sui 30, 35, 40 metri, anche se ha una canna molto corta, ma c'entra poco perché quello lì varia la precisione. Comunque, per essere un fucile da urbano, può anche essere usato nel boschivo. Perché urbano? Perché è molto corto, le dimensioni sono ridotte, saranno 60-70 cm. È un fucile abbastanza compatto, lo uso prevalentemente in urbano io, accoppiato col fucile a pompa, che di cui ho già fatto la recensione, quindi primaria fucile a pompa, secondaria in caso di bisogno MP5, che me lo metto sulle spalle con una cinghia. Questo fucile ovviamente non l'ho trovato colorato così, è di una colorazione nera. Questo qua, volendo fare un esperimento, avendo già pitturato un VSR10 di cui farò la recensione, ho provato a pitturarlo in modo differente. Anche questo direi che non è venuto né male né bene, diciamo un risultato accettabile, perché sinceramente a me piace anche così. Comunque dipende dai gusti che ha una persona, o magari voi dite che ho fatto una cavolata. Comunque, essendo un fucile vecchio, avendone acquistati di nuovi, non lo uso più tanto questo, quindi avevo anche l'intenzione di venderlo. Comunque non varrà molto messo così male. Comunque, batteria, ho acquistato un'altra batteria, una 2200 mAh, e l'ho fatto sia per aumentare la raffica, anche se c'entra il voltaggio, e ho una raffica molto elevata con quella, gira abbastanza bene il motorino, ma anche per aumentare la durata della batteria, perché non so come mai, ma questa batteria che ho preso nuova, la 2200, dura un casino, cioè ce n'hai per tutto il giorno e forse anche per metà del giorno dopo. Quindi quella non si scarica, è perfetta. Vi consiglio di non montare su lipo, perché è un fucile comunque cinese, che sarebbe da aprire, reingrassare, rispessorare per montare su una lipo, e comunque cambiarci anche magari motorino, molle, gruppale, sarebbe da rifarci tutto e spendere, fare una spesa che supera il valore del fucile, perché comunque io l'ho pagato 104-107, ma però adesso costa sui 95 euro, è calato il prezzo. Quindi spero di esservi stato utile, la mia video recensione è finita e alla prossima.